Luigi, il tonico di chi ama, vi presenta questo programma. Benvenuti a cordialmente, anzi benvenuti a Cordial 20. Cordial 20. Cordial 20, forse. Bravo. Sia per ritornare al titolo originale. Bravo. Che per sottolineare il fatto che non siamo poi così sicuri che siano passati esattamente vent'anni. Però più o meno, ragazzi. Diciamo che vent'anni più o meno sono passati. Sì, se ci chiedete esattamente qual qua, è il giorno in cui sono cominciati. Più o meno era il 93, dai. Sì, sì. E poi io devo ancora capire se il secondo millennio è iniziato. No. Cioè, abbiamo messo d'accordo con te. Trevigiani a liberarci da questa polemica. Ma è il secondo o il terzo millennio? Dunque, non aver paura di sottolineare questi tuoi dubbi. Bravo. Perché alla fine sono dubbi di tutti, ma nessuno ha le palle di dirlo. Allora, il 2000 era l'inizio del secondo millennio o era l'inizio del terzo? Semmai era la fine del secondo millennio. Però scusatemi, possiamo dire con certezza assoluta che cordialmente, e in questo caso Cordial 20, è forse l'unica trasmissione che unisce due mondi, due secoli diversi che poi hanno poi delle cose differentissime. Due millenni. È un ponte che collega due secoli e due millenni. C'è subito una cosa bellissima che posso dire da uno che le ha vissute quasi tutte le puntate. Questa sera per la prima volta funzionano tutti i microfoni. Hai visto? È un test molto veloce. Ci tengo a dire che non funziona l'ascensore, però. Se dai tutta energia ai microfoni dovrai toglierla. Bravo, vedi il tecnico. È un po' come quando nei film dove si vedono le esecuzioni sulla sedia elettrica, nel momento in cui tirano giù la manopola, via la corrente in tutta la città. E si vede che va un po' giù la... Io direi, cominciamo come vuole la tradizione, con la sigla, visto che in sottofondo c'è già la base degli Earth, Wind & Fire, che però il maestro Farolfi può anche fare ripartire. Yeah. Sigla! Dallo studio del ventennale! Oh yeah! Appositamente costruito da Elemedia! Grazie! Senza badare a spese! Come sempre! Come sempre del resto in questi vent'anni! Madonna! Situato in Milano, città conosciuta in tutto il mondo nei tempi passati per il Duomo, il risotto allo zafferano, la cotoletta alla milanese, l'Inter, il Milan, la moda, tutto quanto. Ma attualmente nota in tutto il mondo per due cose. Quali? Vai. L'attrito e l'altissima natalità dei suoi ospedali. Gente come John Kennedy, Bob Kennedy, il padre di John e Bob Kennedy, che mi sembra che fosse Joe Kennedy. Ma in quale ospedale sono nati? Tutti alla Mangiagalli. Hitchcox. Posso dire una conosciuta cosa? In America. Sono passato davanti alla Mangiagalli oggi stesso. Hitchcox. Mangiagalli. Sono passato davanti alla Mangiagalli oggi in vespa e sentivo. Nasce la gente in continuazione. Quelli lì sono gli Steve Jobs dei prossimi vent'anni. Ma perché, scusate, il figlio di Belen dove è nato? Dove? Alla Mangiagalli. Dove credete che sia nata Belen? Alla Mangiagalli. E Corona? Anche lui alla Mangiagalli. È un posto democratico. Ne sto per dire una forte, ma mi è arrivata voce che anche Gesù sia nato a Milano. Me l'hanno detto, non sono sicuro. Allora ve ne dico una che sembra eccessiva. Tradizionalmente, nella scelta del nuovo papa, si verifica se sia nato o no alla Mangiagalli. Cioè, è un... Se è nato alla Mangiagalli, allora può essere papa. Da questa perché città... credete che non sia stato fatto papa l'altra volta il Tetamanzi? Perché non era nato alla Mangiagalli, era nato a Buzzi. Perché hai Ratzinger ha mollato il colpo? Perché è venuto fuori che non era nato alla Mangiagalli. Allora, da questa città così importante, cos'è che va in onda? Sta per andare in onda la trasmissione celebrativa dei primi vent'anni di messa in onda di cordialmente pista di lancio forse. Come gli Elio le storie tese, eccoli. Featuring Mangoni, eccoli. Il buon Farolfi in regia. Ricordiamo che Farolfi è il terzo tecnico della storia. Il primo fu Nicola Savino e pensa quanta strada ha fatto. Il secondo Davide Bonsanto. Bonsanto, sì, io ho ereditato da lui, adesso 15 anni. Che... 15 anni. Salutiamolo. Salutiamo Davide Bonsanto. Chi vado è? Un attimo ad aprire. Chi è? Il Mangoni!
saputo che c'era questa celebrazione ed è tornato a trovarci. Dai, ce l'ha invitato tu, Linus. Io non pensavo venisse. È un po' come la festa dei 30 anni di Radio DJ. Perché tu pensavi che venissero tutti. Ah, perché tu li hai invitati tutti. No, senti, scusa, fai subito un casa Linus interrogatorio. Voglio chiedergli cos'è accaduto. Cioè, vai, vai, vai con la sigla. Va ora in onda a casa Linetti. Cioè, tu vuoi farmi credere che hai invitato un sacco di gente, tipo Giovanotti, Giovannotti con due N, Fiorello, Gerry Scotti, andando a casa loro, diciamo tutti quelli uno che, per uno, tutti quelli, ma anche Cecchetto, eccetera. E dopo che li hai invitati non eri sicuro che sarebbero venuti? Sai, alla fine uno dice, ma se viene quello lì non vengo ma io. Certo, anche devi sempre ma questo valeva anche per i 10.000 spettatori. Cioè i 10.000 spettatori non erano tutti sicuri di venire, quindi io ho dovuto convincerli uno per uno. Secondo me ti conviene venire. Mi hai fatto una proposta che non potevo rifiutare. Ma Don Linuzzo, Don Linuzzo, io quel giorno avrei un impegno, come posso fare? Secondo me ti conviene rinunciare all'impegno. Ma comunque quelli che non sono potuti venire hanno comunque contribuito all'evento facendo parte della struttura in cemento. E dopo non sono più potuti andare da nessuna parte. Quindi alla fine sono rimasti in loco. Per esempio, la vedi quella? La vedi quella? Quella è la Mangone Tower. Minchia, la Mangone Tower. Dentro i plinti di cemento, tu non sai quanti ce ne stanno. Mangoni, puoi confermare? Confermo. Finalmente possiamo vedere la Mangoni Tower, che esiste davvero. Esiste, che è proprio grande così, tra l'altro. Una roba incredibile. È tipo Zoolander. No, la voglio almeno il doppio. Poi è ecologica, perché è di carta. Esatto, è vero. Su, vedi? Ma attenzione, attenzione. Attenzione, chi è? Minotauro! Ecco il Minotauro! Ecco il Minotauro! Guarda dove abito, Pinaretto! Bravo! Ciao Mino! Ciao Mino! Che immagine! Ciao bello! È l'ufficio di Palumbo, praticamente. Ciao bello! Ma quindi scopro adesso che lui non è un omino tauro, è un omone tauro. Cioè, è uno bello grosso. Per avere una testa da toro ci vuole un colpo. Ma poverino, ma guarda dove abita! Ciao Mino! Dopo ci tutte le stanze che avete! Ma lui gli piace quella un fratto lì un po' buio, ma che testa che c'è, insomma. Ah, è lui che vuol stare lì. Sì, 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 cioè, entriamo roba, nel vivo. La roba brutta è che non si montano mai quelle uova. No, a un certo punto le dà. È vero, sono vent'anni che fa. Entriamo un po' nel vivo del programma, perché la regola vorrebbe che ogni puntata si inizi con le poesie ermetiche. È vero, quelle che scrive per noi questo poeta ermetico, che si chiama Hermes Palinsestolinus. Come... ogni volta queste poesie vengono fatte avere a Faso, che è un po' il messo, diciamo. Sì, sì, sì. Come fatte avere? Anche, sai che ultimamente non arrivano mai, io so che confido. Adesso questo meccanismo del filo di lana. Sta di fatto che arrivo qua sotto con la mia Vespa, come al solito, e c'erano tre o quattro architetti, credo quelli che ha rifatto qui, che stavano sciabolando delle bottiglie di champagne. No, gli abbiamo rifatto nuova... anche questo! Fa vedere la fattura! E stampavano. Certo, io mi sono avvicinato per capire, uno mi guarda, mi sciabola in faccia, che è una tecnica, perché comunque parte il pezzo di bottino, certo. Ho pensato, aia che male, mi ha colpito, poi guardo il tappo e mi accorgo che invece di essere di sughero è un rotolino di carta compressissima. Ho capito subito, estratto, l'ho srotolato, le poesie. Ma quindi? E quando ho alzato lo sguardo, quelli che erano prima 5 architetti, 4. Quindi uno è andato via. Ma non c'è sospettito. Uno era lui! Era vestito da architetto. Forse l'hai visto in faccia. Ma non ricordo perché non ci ho fatto caso. Poi la botta ti ha un po' traumatizzato. È un po' come in Profondo Rosso, no? Quando lui vede la faccia della tipa andata truccata. Però ha fatto una cosa, perché sapeva evidentemente che c'era di mezzo il ventennale, e ha mandato alcune poesie vintage. Ah sì, infatti. Dei primi anni. Sono le prime tre che sono state lette in questa trasmissione. Catasto catartico, rogito ergo sum. Questa è la primissima poesia di Hermes Palinsesto. Si sente tutto l'entusiasmo giovanile, la voglia di entrare. Sciatore nipponico, mangiato sushi, scivola sushi. Era bellissimo. Bellissimo. Maiale. Quando faccio sesso inizio che sono un maiale e finisco che sono distrutto.
Bene, era forte, era forte, era un po' diverso, era più sintetico, era sintetico, ma io ho capito perché prima era più legato all'ermetismo puro, quello, certo, di mi illumino d'immenso, si sta come d'autunno sugli alberi delle foglie, certo, poi dopo si è lasciato andare. Soluzioni estreme: ho una fame che non ci vedo, vai dal cane che non ci vede; ho una sete inestinguibile, vai dal prete inestinguibile; ho un sonno mostruoso, vai dal nonno mostruoso. Questa era molto bella. Proverbio indiano: non mettere mai il carri davanti ai buoi. Che bello. Ardore: il sole bacia i belli e i belli sono tutti bruciacchiati. Che bello, quella stupenda. Una delle mie preferite, quelle. Sophisticated lady. Ma questa è nuova, eh? Questa è nuova. È nuova, beh, no? Si capisce, perché le prime, esatto, erano quelle così. I miei prodotti di bellezza sono come quelli delle spa. E pensare che ci sono donne che usano i prodotti delle SRL o delle cooperative. Fa tutta robaccia scadente. Evoluzioni linguistiche e anatomiche: l'intestino cieco ultimamente è diventato l'intestino non vedente e si fa aiutare da quell'altro che è così retto. Il sogno del Magut: oh, muratore ambizioso, mentre maneggi la cazzuola sogni di fare lo scrittore. Certo, non disponi di una prosa fluente e non hai neppure capacità narrative, ma sei fortissimo nelle note in calce. Bella, anche questa è alta silence, classe. Silence, please. Silence. E infine silence, l'ultima, il cui titolo è: piccoli vichinghi volano con la fantasia. Har, giovane uomo dei lunghi capelli, non sarebbe bello se qualcuno inventasse il gelato? Sarebbe bellissimo, Olaf, figlio di Harald. Io lo prenderei due gusti: Susina selvatica e Sambuco. E tu? Io tutto fior di latte. Fior di latte. Ma un po' spiegata, perché sono giovane. Cioè, qua siamo a dei livelli veramente. Cioè, non so, Hermes è forte proprio. 2010-2011 più o meno, c'è una rubrica che si chiama, che abbiamo ribattezzato Silly Remix, che trovate anche su un canale apposito su YouTube, come il barista può confermare. Mi porti poi un bicchiere di Luigi? Ok. Vuoi quello chiaro o quello scuro? No, quello scuro mi sembra un po' più invecchiato. Più. È in botte quello. Quello è 20 anni quello. Volevo dire una cosa, barricato in casa. Volevo dire una cosa sui sospetti che ci sono lì contro il muro, e volevo dire che riconosco la persona che mi ha rubato il cuore, Matteo Curti. C'è stato me l'hanno rubato un po' tutti, però Matteo. Io una volta ho fatto un riconoscimento così da dietro il vetro e in mezzo c'era quello che mi aveva rubato l'orologio. No. Io ho detto dritto, sì, quello lì, primo a destra, e quello di fianco a me ha detto: scusa, quello è un collega. Bello, ma l'avevo buttata lì così, questa. Ma nel senso che ti eri sbagliato o che il collega ti aveva rubato? Non l'ho ancora capito adesso, dopo tanti anni, sai. No, ma non hai capito, lui era di fianco un malavitoso. È quello un collega, un malavitoso come me. Alex, quale remix mettiamo? I Queen con... che versione è questa? We Are The Champions. Ma in che arrangiamento? Valzer. In versione valzer, vai Freddy. È un zuppa. Valzer, we are the champions of the world. Grande. Brian May al clarino, ragazzi. Bellissimo. Bravissimo. Tra l'altro, una canzone questa che piaceva tantissimo al Minotauro. Chissà se avrà avuto il piacere di gustarsela negli anfratti nascosti. Ma secondo me lui di sente tutto là. È piaciuta, eh.
guarda come entusiasta. Sì, lo sento. Grande Mino. Anche perché io ho scoperto da pochissimo tempo che questo qui è un linguaggio, cioè la frequenza e il ritmo degli sbattimenti. Sì. È un morse. Adesso ho appena detto, mi sono commosso come la prima volta che ho limonato. Vabbè, ho fatto un po' di gioco. Su internet! Bravo, su internet. Vado un attimo da Bessi, certo. Chi è? Uccelli tropicali, sono cresciuti, Umberto Tozzi. Capisco perché Tozzi gli spara, perché sono cresciuti, ragazzi. Sono, questi qua sono infestanti, se li metti nel pollaio ti ammazzano tutti. Chi è che arriva? Ancora, ma chi è? C'è un sacco di gente. Non capivo, venite, mettetevi là però perché. Venite, ecco. Tutti, ragazzi! Si basano sui film. Va ora in onda, speciale Fatti e Fattarielli. Iniziative e celebrazioni organizzate nel mondo in occasione del ventennale di Cordialmente, in omaggio ai fenomeni e ai personaggi che l'hanno resa la saga radiofonica del millennio. Yes! Conduce il conduttore radiofonico che meglio di chiunque altro ha saputo interpretare il passaggio fra due millenni. Bravo. Fra due secoli. Bravo. Pachi! Nei negozi di tatuaggi i soggetti che tradizionalmente la facevano da padrone, tipo delfino, stellina, cuoricino, teschio e cagate del genere, sono stati soppiantati da terzo posto Mangoni, scritto in giapponese. Lo sapevi? No, non lo sapevo. Secondo posto, stai attento, Mangoni, scritto in abruzzese. Però, che non so come si scrive. È forse uguale al giapponese. Con degli ideogrammi. Sì. Uno dei soliti sospetti ha, vedete, Mangoni scritto in giapponese. Ah, vedi? Certo. Primo posto, il pube di Mangoni tatuato sul proprio pube depilato. Cioè, uno sa come è fatto il tuo pube e poi se lo tatua sul proprio. Certo. Io l'ho fatto ieri, ho ancora un po' male. Si calcola, attenzione, che il 37% delle donne italiane fra i 18 e i 59 anni abbia oggi il pube in questo modo. Quindi le ragazze in studio, è facile che siano di questa categoria. Nei negozi di piercing va fortissimo il piercing al naso, all'orecchio, che raffigura Alex Farolfi a grandezza naturale. Si tratta di pezzi unici in vetroresina dipinti a mano, praticamente indistinguibili dell'originale, che infatti ha la stessa elasticità della vetroresina. L'altro giorno incontro una ragazza e vedo Alex Farolfi in una posizione un po' strana, un po' rigida. Dico, Alex, cosa stai facendo? E non rispondeva. E poi mi sono spaventato. Ma, sì, sembra vero. E mi sono spaventato, poi ho capito che era solo un piercing. Che moda pazzesca. Un altro trend del momento, al posto dell'obsoleto dente d'oro da rapper, è la sostituzione di tutta la dentatura con una grotta della natività in ceramica. Ah, dentro la quale, invece dei personaggi del presepe classico, ci sono dei criceti vivi, vestiti però da Linus oppure da Elio le Storie Tese. Però il problema è che bisogna tenere la bocca sempre spalancata, se no i criceti poi, esatto, sono muoiono. Io l'altro giorno ho visto uno, sai, come le persone che non si fanno una ragione, magari che il loro cucciolo sia mancato, certo, così, aveva tutti i criceti morti in bocca, ma si ostinava a tenerli lì. Io ho detto, guarda, non è bello, perché morti. Comunque c'è anche un cattivo odore. Niente. Lui lo voleva. Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un avrebbe confidato ai suoi amici che la sua continua minaccia di scatenare un conflitto nucleare non è che un disperato bisogno d'affetto, si era anche capito, no? Certo. Originato dalla difficoltà di ascoltare cordialmente in streaming. Va spiegato che in Nord Corea internet è ancora fatto a mano, un byte alla volta, dai dissidenti tenuti in schiavitù. Quindi insomma è un po' lento il collegamento. Radio pubbliche e private di tutto il mondo si sono unite in un consorzio di emergenza che permette a loro di sopravvivere quando a lunedì sera i loro ascolti crollano a causa di Cordialmente, che da sola assorbe il 98% delle utenze. Vero, vista l'impossibilità di recuperare ascoltatori, il consorzio ha scelto di farsi prestare da Rete 4 vecchie repliche di Walker Texas Ranger con Chuck Norris e trasmettere quelle. Tanto, ha dichiarato un portavoce, con Cordialmente di mezzo non ci si incula nessuno. Comunque, ha ragione. La voce dell'innocenza. Ultime notizie, collegamento con il TG5. Napolitano, crisi cruciale e delicatissima, serve il massimo di pesce spada e gamberoni perché l'Italia torni protagonista. Non c'è nulla di artificiale e fanno benissimo alla salute. Maroni, prevalga il pesce spada, ma gli italiani sembrano rassegnati, senza gamberoni non si va lontano. Maroni, lunga vita al pesce spada.
Berlusconi arriva a Bruxelles con una lettera di intenti per assicurare i partner europei. Tra le misure per lo sviluppo, 32.000 euro calcolati su 20 secoli di interessi dal 208 avanti Cristo. Apprezzamento di Draghi e stretta di mano con Belén Rodriguez per la riforma delle pensioni. Jennifer Lopez, c'è l'intesa con la Lega, le opposizioni, presentare subito una proposta sexy. Oggi è il Pasta Day, la festa del piatto italiano più famoso al mondo, ma già nel 97 un'informativa dei servizi segreti svelava la terribile verità sulla scomparsa di amatriciana e carbonara. Ma quel dossier non arrivò mai agli chef. Evaso dall'ospedale di Locri, il primo bambino post dell'Andrangheta, esponente di spicco della faida del chewing gum di San Luca, non poteva essere piantonato. Champions, il boss dell'Andrangheta Antonio Pelle sfiora l'impresa in casa del Napoli. Disastro Inter, sconfitta in casa dai turchi della procura di Bari. Unipol BNL, oggi in Europa League. Non ci sono più le notizie di una volta, è incredibile. Le avessimo sentite una volta queste notizie avremmo detto ma siete pazzi, e invece no, questa è la drammatica realtà. Nelle notizie, la prima, se non sbaglio, parlava di questo crostaceo, insomma, cioè dei gamberoni. Gamberoni è diventato anche il titolo, il nome di una fortunata rubrica di Cordialmente dell'ultima stagione, praticamente un quiz. Do il benvenuto, anzi il ben ritrovato al suo ideatore, nonché curatore, molto spesso anche conduttore, Rocco Tanica. Buonasera amici, non ho ancora guadagnato soldi da questo brevetto, ma spero di farlo presto. Grazie per la sua sincerità. C'è il campione in carica, Elione, in studio. Sì, ma non mi vivo, Linus, non mi vivo però, come tale, esatto. Perché è un gioco. Sì, ma è un gioco, quindi non vuole che ci siano campioni. Essendo uno della ballotta, tu sì, magari bravo, possa aver vinto perché magari un percorso un po' così. Tra l'altro, sospetto fondatissimo. Bravissimo. Quindi truccato. Il vero campione in carica, colui che ha fatto la miglior prestazione nell'ultima stagione, è il concorrente di questa sera, Fabrizio Lavoro al Secolo Nick. Che entra armato di gamberone. Si basano sui film. Si basano sui film. Bravo. Ma in quanto suono della statua del giovane che si tocca. Certo. Il monumento basculante. Allora, ricordiamo il meccanismo del gioco. E alla prima rispondi gamberoni, alla seconda devi rispondere come la prima. Precedente. È ma un posso fare una domanda? Perché, ma questo tipo, questo quiz, per esempio, con lui come concorrente, si basa sui film? È una bella domanda, ma così ti anticiperei dei possibili argomenti. No, ma solo per farmi un'idea. Se si basa, non è detto che poi ci sia tutto. Posso dirti, è la vita stessa che si basa sui film. La che vita domanda che stupida che avevo fatto, Sergione. In questo caso, però, ti posso anticipare che si basano su 20 anni di Cordialmente. Vabbè, credo che le domande siano più o meno legate alla storia di questa trasmissione che stiamo celebrando in questa puntata su DJ TV e su Radio DJ. Prego. Ci tengo a dire che gli occhiali sono di scena, ricordo che abbiamo, cioè sono finti, sono quelli. Senza lenti. Sì. Senza lenti. Che sembri Eric Clapton così. Sono un po' Eric Clapton. Ok, she don't like. Cocaine, ci sono 3 minuti a disposizione, ci sono 3 secondi per rispondere. Oh, yeah. E se si sbaglia si ricomincia da capo. Quando sei pronto, Nicky, ci sono, ma è un po' come il ping pong, non bisogna avere pensieri esterni, se no perdi. Certo. Quindi siamo un po' come la figa. Anche quella, non devi avere anche quella la perdi nella stessa maniera. Certo, con i pensieri esterni. Non ne vuole di pensieri. Il ping pong non vuole pensieri. E allora, pronti, partenza, via! Il primo sottotitolo di Cordialmente. Gamberoni. Da dove decollavano i veicoli spaziali USA? Pista di lancio. Qual è l'indirizzo storico di Radio DJ? Cape Canaveral. Nelle gare infantili si dice pronti partenza? Via Massena 2. Qual è il nome dell'alter ego di Linus che di cognome fa Di Pasovale? Via. Un famoso trio del DJ Time era composto da Fargetta, Prezioso e... Moletta. Ok, su cosa si basavano le storie finte nella tua storica canzone L'ultimo bicchiere? Molella. Ok. Espressione latina per dire che una persona o una cosa è fatta a modo suo. È sui film. Yeah. Se ti siedi sui mariti delle tue figlie, ti siedi sui generi. Bravo. Come si chiamano i brani musicali compattati portati al successo da Cordialmente? Generi. Ok. Nell'extended version i brani sono corti o lunghi? I
I corti? Bravo! Come erano gli animali nelle famose poesie brevi di Elio? Lunghi. Ok, come erano i bollori nella storica rubrica di Cordialmente? Gli animali di Elio erano sfracellati. Troppo tardi! Primo sottotitolo ricordialmente. Gamberoni. Da dove decollavano i veicoli spaziali? Di lancio. Qual è l'indirizzo storico di Radio Canaveral? Nelle gare infantili si dice pronti partenza. Via Massena 2. Qual è il nome dell'alter ego di Linus? Via. Un famoso trio del Moletta. DJ. Su cosa si basavano le storie finte della Molella. Tua storia? Ho espressione latina per dire che una persona o una cosa è fatta a suo modo e sui... Film. Se ti siedi sui meriti delle tue figlie, ti siedi Generis. Sui... Come si chiamano i brani musicali? Generi. Nell'extended version. Corti. Come erano gli animali nelle famose poesie brevi? Lunghi. Come erano i bollori nella storica rubrica di Cordialmente? Spiaccicati. Spiaccicati. Un conduttore di DJ che è stato regista di Cordialmente. Primi. Ok. La famosa foca di Cordialmente aveva la faccia di... Nicola Savino. È un po' vero. Chi è stato definito The Italian King of Kings of Karaoke? Non lo so. Red Ronnie. Ho sentito un Red Ronnie. Cosa causa gli animali atroci sofferenze nella famosa hit di Cordialmente? Mi sono distratto, cazzo. Ti aiuto. Chi è stato definito The Italian King of Karaoke? Mangoni. Ok, quindi cosa causa gli animali atroci sofferenze? Mangoni. In quale fase di Cordialmente si ascolta la macellazione? In quale fase di Cordialmente si ascolta In the Stone degli Art, Wind and Fire? Oh! Perché non l'hai sentito la domanda? No! Chi vincerà questo gamberone? Ho pensato ad altre cose. Sei stato bravo, però. È stato grande. Un glorioso 17 su 19. Adesso ottima. Fuori gara, diciamo. Però Red Ronnie me l'ha detto Elio, quindi forse sei. Va bene, poi c'era in quale fase di Cordialmente si ascolta Buonanotte, Buonanotte Lino, ed era Mangoni. In quale fase di Cordialmente si ascolta In the Stone degli Armin Down Fire? In chiusura. In chiusura, alla fine. E qual è la trasmissione radiofonica più longeva, ma specialmente più figa, della Radio DJ? In apertura. E cosa dicono le ascoltatrici di Radio DJ quando hanno un orgasmo di incontrollabile intensità? Cordialmente! Era una bella chiusa. Cordialmente. Bravi voi, complimenti. Yeah. Ciao. Direzione è la canzone di Silvester, Alex. Polka. Miseria, vai. Bastardissimo, però effettivamente la polka. On the floor, darling, and I feel like I need some more, and I feel your body close to mine, and I know my love is about that time. Make me feel mighty real, make me feel mighty real. La celebrazione di 20 anni di un grande programma radiofonico su Radio DJ. Linus, devo fare un'ammissione. Prego. Nick mi è superiore, benché io abbia vinto per 2 volte, però voglio ammetterlo, però io sì, scrivo degli appuntini. Lui fa tutto a mente, bravissimo. Bravo. E quindi anche se non ha vinto, in realtà è superiore a me. È giovane, ragazzi, è giovane. Se mi dai una mano, Elio, introduciamo la prossima rubrica. Ma che io te la do volentieri, Linus! Un po' spinose, per te farei qualunque cosa, Linus! Vai con la sigla! Va ora in onda The Best of YouPorn! La classifica dei video più scaricati dal sito cinematografico più frequentato, che ha insegnato a tutto il mondo a usare il mouse con la sinistra. Conduce il più grande esperto di YouPorn, che però, ci tengo a sottolineare, non l'ha mai usato. Linus! Allora, numero 10 c'è
barrel illegal takes monster cock up her ass. Sì. Cioè, una appena maggiorenne prende un gallo mostruoso sul, dove? Sul proprio asino. Un gallo mostruoso. Sul proprio asino, sì. Vediamo le immagini. Ma un gallo mostruoso nel senso che è enorme o nel senso che è bruttissimo? È bruttissimo. Secondo me è bruttissimo. Un gallo bruttissimo. E lo appoggio sull'asino. Okay. Boy rubs his cock until it explodes. Cioè, giovanotto sfrega il proprio gallo finché esso esplode. Certo. Perché pochi sanno che i galli si scalda, hanno questo, sì, è la, certo, come si chiama, per l'attrito. Certo. Proteste. Mi piace molto la numero 8. Protezione animale. Che è Irony of the Hate of the Fate. Trenni latina gets remanded in Latin. Ok. Ironia della sorte, una travestita latina che viene rimandata in latino. Tu pensa che vita d'inferno. Questo è carino. Kinky Geologist makes a hardcore sampling, sì, cioè un geologo bizzarro esegue un difficile carotaggio. Il carotaggio, che è un po' l'anima dell'amore. Cleanness obsessed swinger housewife goes with the rag during a bukkake session to clean the white spots on the couch. Zaridi, non ho ancora tradotto. Casalinga scambista, ossessionata dalla pulizia, va con lo straccio durante un bukkake a pulire le macchie bianche sul divano. Ho una proposta, Linone. Chiederei alla brava e bella Chiara Carse di tradurre il prossimo o un paio di prossimi. Però io voglio chiedere un'altra cosa prima. Ma quella ossessionata in realtà è la vittima del bukkake casalinga esterna che arriva all'improvviso? Detta così sembrava esterna. Ma io l'ho visto ed è proprio invece lei. Cioè lei vive questa contraddizione. Lei fa sia una cosa che l'altra. Cioè, lei. Mentre lei pulisce il divano. Ma perché nella sua, come si dice, nel suo modo di vedere, il fatto di essere destinataria del bukkake implica che se parti di bukkake vanno sul colpa divano, sua. Esatto, la vive con una colpa. Ma guarda che tra l'altro comunque l'ho già detto, dopo il bukkake, se per esempio se hai sporchi gli abiti, basta fare il bukkake. È l'abito con la lavachicce. Il bukkake in lavatrice necessita un detersivo. E qui mi fermo. Sei pronta? Sì. Quindi io dico la versione inglese, lei e vediamo italiana. Lei com'è la. Vai. Ma con il testo che ho io o lo fa lei? Con il testo che hai tu, quello in inglese, lei, vediamo cosa ci. Vediamo. Horny husband asks the wife to make anal sex. She accepts and throws it in the ass of him. Allora. Aspetta. Marito arrapato, sì, chiede alla moglie di fare sesso anale, sì, lei accetta. Dai, e glielo butta nel culo a lui. Dai, è giusto. Vabbè, cioè, uno chiede, ma cosa? Cioè, se lui dice. Perché tutti ci sono tantissimi a casa che dicono cos'è che gli butta nel culo. Posso dire la contraddizione. No, secondo me, delle cose che voleva buttare via, sono la pattumiera. Cioè, tipo. Qua, numero 4. Poor salesman jumps in and out from the porn hotel pay TV in order to avoid paying it, but watching only little pieces. Cioè, commesso viaggiatore povero va avanti e indietro sul canale della pay TV porno dell'hotel per non pagarla, ma così vede solo dei pezzettini. Vabbè, certo, è giusto. Cosa che io faccio sempre senza essere povero, peraltro. Non è che voglio. Broody Glory Hall with nobody on the other side. Vado. Prego. Glory Hall malinconico con nessuno dall'altra parte. Pensa alla tristezza di un Glory Hall. Hot housewife fingers her pussy. Casalinga piccante addita la sua gatta. Così. Così, certo. Basta, cosa fai? Brutto, giù dal divano. Giù dal divano. Attiva. Esatto. E porti le unghie sul braccio. La cosa strana è che le scende la figa dal divano. Certo. Additando la gatta. Sì, esatto. Ma guardate che adesso attualmente ci sono delle fighe che mangiano croccantini. Ma alcune fanno le fusa. Se tu fai, c'è un croccantino speciale che se fai sciacca, 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 arrivano le fighe. Costa un occhio della testa. Sì, sì. Tantissimo cosa. Al primo posto di questa classifica c'era la posizione più, anzi il filmato più antico del mondo, cioè Normal Naked Woman. Normale donna nuda. Bellissimo, a me piace tantissimo. Ma queste voci sono Sasha Grey chiusa da 3 settimane da quando è venuta a trovarci. Si è trovata bene, come si dice. Chi è? C'è qualcuno? Vado un attimo ad aprire. Chi è?
fatto dopo tanto tempo? Come? Questa stitichezza non l'hanno. No, non lo ricordavo più. Chiedeva se poteva fare un playback. Ma è già in playback. Sono uscito un secondo e cosa mi sono perso? Ti sei perso Venditti. Che caga in playback? Che si è ricollegato al volo. Senti che entusiasmo, senti che entusiasmo. Certo. Oddio, guardarlo ne viene un po' di meno. Fammi sentire. Cosa darei per cagare anch'io con me Antonello. Antonello. Ciao Bradipo, come va? Tra l'altro, sarà invecchiato il Bradipo missile, ma va comunque alla velocità pazzesca. Ma sai che quelli vivono minimo, cioè quelli che muoiono presto, 250 anni. Ah sì. Scusate, hanno scritto molti ascoltatori che stanno seguendo attraverso i canali di RGTV e ci chiedono che cos'è quello che c'è appoggiato sul banco qua vicino al mio microfono. Questo è il famoso Storie tese, da non confondere però col disco nuovo che esce in questi giorni, famoso l'album bianco. Esatto. Bianco, bravo. No, Linus, da non confondere con il cofanetto di Elio e le storie tese, primo originale. Quell'altro. In realtà si distinguono per l'intonazione: uno è cofanetto di Elio e le storie tese, questo qua, questo. L'originale è cofanetto di Elio e le storie tese. Esatto. Che vita complicata. Tra le tante cose che forse ricorderete, se non ve la ricordate, ve la facciamo riconoscere. C'era il concorso di barzellette lo scorso anno, stagione 2011-2012, meravigliosa. C'erano dei personaggi fantastici. Abbiamo smesso di fare quel concorso per manifesta superiorità. Prima dicevamo delle altre radio che lunedì sera non sanno più cosa fare, mettono in onda Chuck Norris. Ecco, quando c'erano le barzellette non bastava più neanche Walker Texas Ranger. Certo. Posso dirti perché ho smesso io di ascoltarle? Perché la mia vita era diventata un inferno, perché ridevo continuamente. Non riuscivo a fare le cose più normali, tipo andare da commercialista. Sono tornati per l'occasione per raccontarci le barzellette tre dei protagonisti della scorsa stagione. Il primo, se non sbaglio, dovrebbe essere Luca. Prego. Ehi raga, io sono Luca. Ciao. Ho 37 anni. Ciao. E vengo da Castel Sant'Angelo di Rocca Maggiore in provincia di Belluno. Urca, sì. Scusate la voce, ma ho subito un intervento e questo concorso di barzellette è proprio un modo per rimettermi in gioco con la vita e dimostrare che ho ancora tanto da dare. Bravo, bravo, la mia barzelletta ha per titolo Gli amici che si confidano delle cose. Dai. Vado. Due colleghi d'ufficio parlano delle proprie preferenze in tema di posizioni sessuali. Uno dice: la mia posizione preferita è rodeo. E l'altro: rodeo? Mai sentita? Che posizione è? E lui: è molto semplice, fai all'amore con tua moglie a pecorina. A un certo punto ti avvicini al suo orecchio e le dici: sai, questa posizione piace tanto anche a tua sorella. Dopodiché devi resistere 8 secondi senza farti disarcionare. Messo in gioco bene. Abbiamo scoperto, grazie alle barzellette, che però in realtà le donne sono più brave degli uomini a raccontarle e sono anche più spregiudicate, cioè hanno meno paura. È vero, meno ipocrisia. Vai Morena. Un enorme bacione a tutti, ascoltatori de cordialmente. Io mi chiamo Morena e sono una MILF de 51 anni. Vengo da Valencia con un volo low cost da 19 euro. Vado speditamente alla mia barzelletta, perché poi ho il volo di ritorno da Malpensa. Titolo della barzelletta: il barman confuso dal sex appeal. Al bancone di un bar, una donna bellissima chiede al barman: sei tu il direttore? E il barman, confuso per tanto sex appeal, dice: veramente no, ma posso riferire a lui. Allora lei lo guarda con ulteriore sex appeal, lo accarezza sul viso e poi gli dà due dita in bocca, che lui succhia voluttuosamente. Poi gli dice: allora, devi riferire questo al gabinetto, è finita la carta.
con quell'accento lì poteva dire quello che bella, voleva. Bella. Fantastica. Brava, ce n'è ancora una, Alex. Eh? Come si chiama? Carlotta. Prego. Carlotta. Buonasera, come va? Tutto ok? Bene. Sono Carlotta, okay. Una dominatrice di 55 anni e non ho tempo da perdere proprio in quanto dominatrice. Zitti, schiavi. Benché dominatrice, trovo il tempo di staccare ogni tanto dall'ambiente della dominazione per passare qualche momento in allegria. Succhiatemi i piedi. E adesso recito la barzelletta, dal titolo Amici cacciatori. Due amici cacciatori tornano dalla caccia e si fermano per riposare su una collina, poco distante dalla casa di uno dei due. Quello a cui appartiene la casa, dice all'amico: dato che sul tuo fucile c'è il mirino telescopico, vedi un po' cosa fa mia moglie, sono molto geloso. L'altro guarda e risponde: è insieme al tuo vicino di casa. Allora il primo, arrabbiatissimo, estrae un proiettile, lo consegna a quello con il fucile e dice: senti, sparale in testa. Anzi, eccoti un secondo proiettile, così spari pure a lui, sul membro. E l'amico: ma sai che basta un solo proiettile? Che carino. Ho una domanda lì. Prego. Ma perché basta un solo proiettile? Non l'hai capita. Io no. In questo clima un po' così nostalgico, sai chi, di chi sento tanto la mancanza? Di chi senti la mancanza? Di quelli che si occupavano del fatto che funzionasse tutto. Peraltro funziona tutto, quindi non è che ne abbiamo molto bisogno. Però non vi ricordate? A livello tecnico, cioè, tecnico. Stai parlando? Sì, quelli che avevano sempre i fusibili. Vero! C'erano quelli che attaccavano. Non c'ero io. Vabbè, una roba di 18 anni fa. Saranno in pensione. Ma tu poi li avevi silurati? Beh, a un certo punto li abbiamo mollati, insomma. Però sarebbe bello sapere dove sono. So che erano norvegesi, tipo. Sì, sì, mi ricordo. Chissà dove sono. Chissà che... Sì, sì. Senti, non mica capito perché ci hai chiamato, eh. Sai che stavo per chiedertelo io? Non so, perché guarda, cioè io mi spero sbagliare, mi sono portato tutto il set. Tu ce li hai, tu hai? Io ce li ho tutti, come al solito, dal sì, 16 ma... in giù. Sì, ho portato quello dal 18 in su. Sì, ma... E il 17? Non c'è il 17, perché porta male, no? Sì, ho dopo capito. Ti salta tutto le capito, ma la sommativa della resistenza, alla fine mi viene fuori il 17. Se li metti in serie... Se li metti in parallelo non viene! Ma non si mette in parallelo! Ma non si mette in parallelo! Ma chi è che ti ha insegnato a te l'elettrotecnica? Uè, ma guarda che io sono dal palumbo, ci metto sempre il 17. E non salta mai, non salta. Non salta mai. Lo sfido che Linus dopo non ci prende più, per forza, perché vedete... Si basano sui film. Ma allora, Linus, come fai quando vuoi ascoltare una canzone ma non hai abbastanza tempo per ascoltarla tutta? Perché spalanchi una finestra sul cortile. Fatto bene. La finestra molto sul bene. Cortile. I grandi classici della musica per chi non ha tempo. Mangia. Possibile mangia. Che cominci a piovere? Mangia. E i miei figli tutte le volte dicono... Quel gufo coglione che sguardo ha... Io col martello, che buchi che fo. Quindi Elio, puoi spiegare in sintesi cosa facciamo noi, cosa facevamo una volta, prima che lo facessero anche gli altri? Ci siamo accorti noi prima di altri che il tempo stringe qui, perché tutti sono troppo impegnati col cellulare, sì, con internet, sì, tutte quelle robe importantissime, e quindi non c'è il tempo di ascoltare tutta una canzone intera. Certo. Quando arriva il solo, tipo uno taglia, perché certo, dice, non posso ascoltarmi due pezzi. Per esempio, c'è un pezzo con la chitarra a un certo si punto. Si taglia. Via, certo, via, tagliare, tagliare, tagliare. Allora noi abbiamo pensato di fornire direttamente delle versioni, bravo, che vanno al sodo, cioè che vanno al succo. Un po' un fast food contenuto musicale, brutto a dirsi, sì, sì, però sì, è un po' così. È più un concentrato, è più un concentrato di musica. Ve ne facciamo sentire tre storici. La prima è una canzone di Adriano Celentano che ha mantenuto lo stesso titolo, si chiamava e si chiama sempre Soli. È inutile suon uno, il mondo la bianchino, una budoi, il frigo poi. È inutile chiam uno, telefono e volano, era importante pensare a noi. Non stiamo mai, ora sì, solo. Il mondo dietro è moro, e il tuo pudore è vero, sei bella poi, bambina poi, non mi dimentichi mai.
a te, che frego poi un calcio a lui. Si scoprono particolari che non c'erano. È vero. Vi faccio due domande, voi che siete gente di musica. Il mondo dietro è Moro? Eh beh, perché uno guarda poco. In ombra. In genere guarda sempre avanti, no? Ma dietro, se tu guardi dietro. E invece una cosa che riguarda più il suono, secondo me, non MIDI mai, come le tastiere? Sì, il canale MIDI non c'è mai, quindi va un po' per i cavoli suoi. No, oppure devi suonare tutto in diretta, non hai possibilità poi di riassegnare i suoni, esatto. Quindi questo significa che tu alla fine devi importi con una certa personalità, non puoi dire delle cose e sperare che poi la tua voce venga sostituita da un'altra. Ma tu, quello che tu suoni, suoni i dischi, giusto? Sì. E allora cosa vuoi sapere? Appunto. Questo che lo chiedo a voi, insomma. La prossima è quella di Ramazzotti. Ecco, questa è una canzone, per esempio, che cambia completamente. In origine era più bella cosa, sì, quindi positiva. Sì. Qui è diventata più bellicosa. Come comincia la storia infine, che sei ale di tutta una vera. Ricontata, ti dico se per me va così, ci vuole un eco, grazie. Com'è che con me la voglia è fine, cos'è quel mistoras che porto qui te? Saranno i momo, quegli atti, saranno si è scoperto. Prego. Poi chi saranno i Momò? Erano i cartoni animati che vedeva sua figlia. I Momò. Certo, Momò sono tanti anni fa. I Momò sono gli acerrimi nemici dei come si chiamano? Dei Teletubbies. I Teletubbies, esatto. È un popolo che vive vicino alla villa, alla collinetta dei Teletubbies, incazzatissimi. Che scendono e si ingroppano. Scusa, ma qui viene fuori anche un po' l'Eros uomo, perché tu, se vuoi offendere Eros, gli devi dire cantore. Sì, sì. Infatti qua vedi che nel testo dice cantore mai. Mai. Cantore mai. Certo. Lì viene fuori lui, quello che è lui. Ma il Mistoras? È un mistero. È un cocktail, non si sa. È un cocktail. Io pensavo che fosse un personaggio del folklore sassarese. È un cocktail sassarese, invece. È come il Filuferro. Il titolo della canzone mi imbarazza e quindi non ve lo dico. Vi dico soltanto che la canta Raff. Credo abbiamo perso la vista nel cesso, non passa. Abbiamo un nano che ci prende la mano, è un rischio si sa, e il battito anale è già un tiro micidiale, che l'istinto naturale non si ferma più, e il battito anale smette di picchiare fino a quando non sarà dentro te. Non passa. Allora batte, interminatamente. Non passa. Se un altro mi sembra tutto molto chiaro. Poi. Qui non c'è niente. Ma Raff è stato bravo perché ha dato risalto all'importanza dell'ano, che spesso è sottovalutato. Poi invece si sa che si fa tante cose, lo sbiancamento, sbiancamento dei genitali. Scusa, adesso, certo. Adesso. Ma è proprio così. Sai come funziona lo sbiancamento anale? Tu vai da un medico che ti fa mettere così e ti dice una cosa al bius del cul. Tu non la sai e ti dice che sbiancata. Ti sbianca come da bambino. Certo, è così che funziona. Io non voglio insegnarvi niente, però voglio dire che il mio ano è così chiaro, così bianco, che l'ho fatto scurire. Ma te ne vuoi che te ne dica una io? Perché, vabbè, Lino, bisogna dire, a un certo punto è uno speciale ano a questo punto. Facciamolo. C'è uno scherzo diffusissimo di cui non si parla mai, che adesso è molto diffuso, no? Ci si fa tatuare un ano finto sopra quello originale. Sì. È uno scherzo pazzesco, perché uno arriva e dice: ma cosa sta succedendo? Ah, è bellissimo. Non vedo l'ora.
non vedo l'ora di fartelo tatuare. Basta che fin da piccolo mangi robe bianche e caghi bianco e non è certo. Senti Faso, se io ti dico un vero, tu cosa dici? Se tu mi dici? Se io ti dico ovvero. Ovvero ti dico che Storia Channel, Cordia 20 Edition, ovvero se te lo sei perso, visto che oggi è una puntata speciale. E vedi che te lo ripetiamo, guarda, ancora una volta. E vai, Gaz, che ti è andata bene, Gaz. Gaz. Oggi il redattore è buono, perché ha pensato, vabbè, si tratta di cordialmente, cordialmente, ripetiamo, ma lo si fa solo per questa volta, senza troppa polemica. Oh yeah. Vai. Già da metà dell'Ottocento, in Sicilia, la mafia controllava le zone di pesca ed esigeva il cosiddetto pizzo dai pescatori. Chi non pagava, prima di ritrovarsi la barca distrutta o bruciata, riceveva un avvertimento. Una testa di cavalluccio marino nel letto. Che fa un po' meno impressione. Però, i pescatori insomma. Non fa meno impressione, fa meno impressione a te, ma il pescatore capisce. Il celebre ladro Roy James, detto la donnola, riuscì a mettere a segno un colpo incredibile già all'età di 23 anni. Spacciandosi per un filosofo benemerito di Coventry, riuscì a farsi consegnare le chiavi della città e nottetempo la svaligiò tutta. Beh, incredibile. Rapido. Le terme di Caracalla, che sono uno dei più grandiosi esempi di terme imperiali di Roma, vennero progressivamente abbandonate poiché i vestiti dei nobili venivano letteralmente divorati dalle tarme di Caracalla che infestavano, ahimè, quel luogo. Si parla molto delle multinazionali del tabacco, notoriamente costituite da pezzi di merda, ma pochi sanno che nell'ombra agiscono anche le multinazionali del tabasco, che controllano tutte le salsine piccanti del globo. Ti fanno malissimo anche quelle. Attenzione, un grande ritorno. Il santone indiano Mi Piac c'è la questo perché qui c'è anche un The Very Best, perché insomma, cioè, visto che è una... Lui è famoso. Insomma, stiamo andando nel passato. Posso dire, non è che Storia Channel se non c'è Mi Piac. Il santone indiano Mi Piac c'è la fig... ha inventato il massaggio ayurvedica e roba, una tecnica speciale che rimette in equilibrio le energie del corpo femminile. Il massaggio viene effettuato dal maestro in persona, che oltre alle mani usa anche i poteri mentali, l'energia del terzo occhio e il flusso dell'undicesimo dito. Maestro. Il santone indiano Mi Piace la fic insegna che il modo migliore per sedurre una donna è farle un massaggio, dice il maestro. Massaggiala ed ogni difesa cadrà, perché alla donna piace il shiatsu. Ma è vero, scusami. Il santone indiano Mi Piace la fic sostiene poi che l'energia del corpo femminile può circolare solo se tutte le vie energetiche sono attive. Per questo motivo pratica alle sacerdotesse il massaggio apri le chiap che favorisce la circolazione di nuove energie. Certo. E che energie! Il filosofo troiano Pappettone invece aveva intuito che il famoso cavallo poteva essere un trucco e piuttosto che farlo entrare in città aveva suggerito di far uscire un esercito travestito da biada, ma il suo pensiero venne considerato il delirio di un visionario. Era un figo, invece, questo era un figo, l'aveva capito. Pappettone è famosissimo. Ercole è la figura più famosa di tutta la mitologia greca. Ai suoi tempi, quando girava per l'Olimpo, lo riconoscevano tutti, gli gridavano: vai Ercole! 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 Fotografo! Ercole, no, perché un mio amico non è potuto venire alle guerre puniche. Dai, cazzo, mi viene a fargli, scrivili qualcosa sulla tavoletta. L'ultima è questa: appena sbarcato su quella nuova terra che sembrava così misteriosa, Colombo vide qualcosa che fu per lui un segno di buon auspicio. All'ombra dell'ultimo sole si era assopito un pescatore che arrivò un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. Tu pensa, Colombo che arriva, sta arrivando e vede questa cosa qua, che è bella. Cioè, è una bella immagine. Molto bella. Ancora un remix, questa volta di Michael Jackson, con quale canzone e in quale versione? Beat It Tango. Fantastico. Oh, e poi subito dopo, attenzione, il karaoke di Mangoni. Oh, yeah. Grazie Michael Jackson. You wanna be tough, better do what you can. So beat it. You wanna be tough, better do what you can. So beat it.
Michael Jackson in versione tanghero. Grazie, Michael Jackson. Grazie, Michael, grazie Jackson. Michael Jackson. Scusa, allora, Linus. Prego. Grazie, Michael Jackson. Per come cantavi, per come parlavi. Grazie, Michael. Grazie per i tuoi video. Prego, prego. Criminal, thriller. Prego. Black or white. Ha spuntato, grazie, le mie armi, perché io ero indignato con te, Linus, perché definire tanghero Michael no, Jackson... Tanghero, ma... tanghero, no, tanghero, tanghero. Hai capito, okay, male, ma vedi delle volte. Malizioso. Ok. Mangoni, quale canzone canti questa sera? Coldplay, Viva la vita! Caspita, un pezzo, giusto, forte proprio. Sì, eh, sì, Coldplay. Perché... I sleep alone. See the sea, I use the one. No, c'è ancora dopo, ma. I use to rule the dice. Feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crow would sing. Now the whole king is dead. Look with the key. When me do I hear the key? That the world were close on me. And I discovered that my castle stand upon pillar of sand, and pillar of sand. I hear Jerusalem bell ringing, Roman cavalry chorus singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in a forgotten field. For some reason they can't explain. Oh, you go, they were never, never I hold a fool. And the way I rule the world. Ma io sono discreto, sai che... Grande Mangoni, una grande performance. Devo dire che sentire tutte le volte, ogni puntata, Mangoni finire cantando mi fa tornare a casa in macchina da solo un po' avvilito, perché mi viene voglia di cantare anche, certo, a me, e poi niente. Ma però, dici che se... per il prossimo anno facciamo il karaoke no, di Linus? No, 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 sì! Facciamo il karaoke di Linus, se vi ricordate, c'era una canzone che tutti quanti cantavamo insieme, no? E infatti, che è quella, che è quella. Se abbiamo la base sotto... Cordialmente. Con la mano, bravo, sul cuore, bravo, ragazzi. Una canzone meravigliosa di Claudio Rocchi, dedicata agli animali che soffrono e che soffriranno ancora di più sentendo noi cantare, che siamo dei veri animali. La macellazione causa gli animali atroci sofferenze, perché le bestie sentono il dolore come gli uomini e provano un'angoscia terribile. L'abbattimento di animali accresce nell'uomo l'insensibilità. Il sadismo è la totale mancanza di rispetto verso la vita. Batteri provenienti dalla decomposizione, sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno. Uno scorrimento di materiali in putrefazione. Noi siamo contro l'abbattimento di animali e il consumo di carne. Solo! E questo non si può tagliare, yeah, no, yeah, questo, yeah, non si può cantare, anzi tagliare, yeah, yeah. L'avrei, potuta l'avrei potuta ricantare senza, cioè, il testo, io non ce l'ho niente, stampata, vada, qua, guarda, grande Claudio Rocchi, okay. La macellazione, certo, sì, sì. Bene, ragazzi, che dire, era cordialmente, anzi cordial 20, 20 anni, no, di cordialmente, è già finito, su Radio DJ. Cosa è già finito? Cioè fra 20 anni ci dobbiamo aspettare altri 20 anni, facciamo un'altra, sì. Facciamo cordiale in carta pecorino, buonanotte. Questa notte è per te. Buonanotte! Buonanotte, buonanotte. Lino! Ho messo un pacchi anche perché... Questa notte è
Alex, posso mandare la buonanotte anche a Minotauro, se riusciamo a collegarci, poverino, che dovrebbe essere ancora lì solo al piano di sotto. Ciao Minotauro, molto eccitato, ciao, molto eccitato. Ciao, ciao. Gli hanno detto di montare a neve l'uovo, ma gli hanno dato i rossi, è un casino. Cioè, cazzo. Ciao, bravo, bravo. Missile! Ciao, arrivederci! Torna a trovarci! Ciao, ciao, ciao. Ciao, uccelli tropicali! Uccelli! Tornate, tornate ancora! La grande foca! Puccini! Tutti! Puccini, tornate, tornate ancora! Attenti, attenti, attenti che c'è Tozzi! Aspetta, Tozzi! Meno male che si venditi! Grazie! Grazie a tutti, buonanotte e ricordatevi sempre che in ogni angolo c'è un... Cofanetto di Elio e le storie tese! Buonanotte! Adesso c'è anche un disco! Blanco. Ciao, ciao, ciao! Disco di Elio! Ciao, ciao, ciao!